Saluti, buongiorno dalla terrazza della Marinella per questa giornata 7 ottobre 2022 per raccontarvi il golfo di Sorrento. Questa bellissima nave Emerald Azzurra a metà tra un yacht e una nave da crociera, è proprio una nave da crociera di quelle di gran lusso, poche persone, 180 persone. Ieri era ad Amalfi e oggi è qui. Dalla silhouette e dal disegno in cui è sintetizzata tutta l'architettura navale per gli esterni, questa prua a taglio dritto come attualità recente di moda, diciamo così, mutuata un po' dalle imbarcazioni militari, dragamine, ma anche la Dufour con le sue barche a vela taglia con questa prua dritta. E poi i passeggeri stanno già scendendo a terra. E poi ancora questo fenomeno del movimento delle imbarcazioni a vela a flottiglia. Oggi ne abbiamo solo due, ma generalmente viaggiano in squadre di 4 o 5 e si spostano da piccoli passi, come si suol dire. Ponza, Ischia, Ischia, Procida, Procida, Sorrento, Sorrento, Amalfi. Per una settimana, una flottiglia di imbarcazioni a vela. Ponti, piscine. Emerald Azzurra.